Il senatore Salvini ne ha facoltà per 10 minuti. Grazie. Allora, grazie Presidente. Abbiamo ascoltato con attenzione e cerchiamo di portare qualche soluzione. Io ho sentito tanta gente che ha detto siamo stati bravi, belli, veloci. Io penso che ci sia a casa qualcuno che non ha ancora visto una lira di cassa integrazione dopo 2 mesi e sono più di 2 milioni i cittadini italiani che aspettano la cassa integrazione. Scorrendo le centinaia di pagine del nuovo decreto abbiamo visto che c'è una visione diversa anche del calendario da parte del governo e della maggioranza. Sono previste 9 settimane di copertura per la cassa integrazione per i lavoratori da qui a fine ottobre. Le settimane, ma questa non è una scelta sovranista o leghista, le settimane da qui a fine ottobre non sono 9 ma sono 22. E quindi ci sarà un evidente problema che pone la matematica e non la politica a fronte delle 13 settimane scoperte a carico dei lavoratori o degli imprenditori. Se è impossibile licenziare fino al 17 agosto e scade la cassa integrazione a fine giugno, che cosa fanno milioni di imprenditori, soprattutto piccoli imprenditori, a luglio e ad agosto? Chi paga? Noi vorremmo avere risposte su questo, caro Presidente del Consiglio, perché io ricordo che lei il 6 aprile garantì 400 miliardi subito alle imprese italiane. I dati ad oggi dicono che sono stati lavorati, non dati, lavorati 13 miliardi. Fra 13 e 400 c'è una bella differenza. Qual è la nostra soluzione? Gliel'abbiamo proposta e gliela riproponiamo. Il modello svizzero. La piccola Svizzera ad oggi ha già erogato sui conti correnti delle imprese 40 miliardi di franchi, rispondendo a 124.000 domande, compilando un foglio. Io sono sicuro che a casa c'è qualcuno che è andato in banca 5 volte, compilando 5 moduli diversi e ad oggi non ha visto una lira. Lei non può chiedere che le banche facciano qualcosa, lei ha il potere. Se lei si affida al buon cuore delle banche, allora però abbiamo sbagliato pianeta. Sulla burocrazia, non io, ma il Sole 24 Ore nella prima pagina di ieri, e non è un quotidiano sovranista o leghista, decreto rilancio, servono 98 decreti attuativi, cioè 400 pagine. 441 articoli nei decreti, 98 decreti attuativi, qual è la nostra soluzione? Modello Genova. Si è costruito il ponte in un mese, senza infiltrazioni, senza morti. Qual è il problema però? Che questo governo è ostaggio della CGIL. Non possiamo essere un paese ostaggio della CGIL. Che non vuole i voucher in agricoltura, non vuole i voucher nel turismo, non vuole fermare il codice degli appalti. Abbiamo fatto i lavori a casa e quindi, Presidente del Consiglio, alla fine dell'intervento le do il disegno di legge del gruppo del Senato della Lega sulla sospensione del codice degli appalti fino al dicembre 2026. Questo aspettano le imprese, non chiacchiere, non sorrisini. Lavoro, lavoro, lavoro. Proposta, soluzione. Abbiamo sentito che qualcuno si dovrebbe vergognare perché difende l'interesse nazionale. No, per noi l'Italia e gli italiani vengono prima di tutti. Ci avete raccontato da quei banchi. Qua c'è gente che ride, mentre c'è a casa gente che non ha il Non è pane da stato mangiare. interrotto Lei prima di nessuno. ridere porti rispetti a chi è a casa e non ha una lira. E se ha Allora. voglia di ridere esca da quest'Aula. Se ha tanto da ridere vada al bar a ridere, si faccia un caffè e vada a ridere fuori di qua, per rispetto di chi a casa sta soffrendo. Ma che cosa c'è da ridere? Ma la pagano per ridere? Ma è roba da Non ci matti. può La pagano essere, per non ridere. può essere che in Va bene. questa aula ci sia un rispetto che non valga per tutti. Io ho ripreso tutti quando sono stati interrotti. Abbiate rispetto, è questo il principio della democrazia. Siamo in un libero Parlamento dove tutti parlano e hanno tutti parlato. E ho ripreso tutte le interrogazioni. Stia seduta e si metta la mascherina. Stia seduta. La smetta. Prego, senatore Salvini.
La ringrazio, Presidente. Non chiedo ai senatori del PD e dei 5 Stelle rispetto per me. Chiedo rispetto per i 30.000 morti, gli italiani che soffrono a casa e non hanno visto un euro dei soldi promessi. E se avete da ridere, uscite a ridere. Signora, esca a ridere. Vada a Villa Borghese e rida quanto vuole, non qua dentro, per rispetto dell'Italia e degli italiani. Ma è una roba incredibile. Si metta la mascherina e stia zitto. Non mi piace mai, l'ho detto anche ieri, che si protesti a senso unico. Quando siete interrotti, quando parla ciascuno di voi e vi interrompono, riprendo tutti. Abbiate rispetto reciproco, siamo nel Parlamento e Parlamento significa possibilità per ciascuno di esprimere le proprie opinioni e ci mancherebbe altro. Prego. Senatore Salvini, prego, guardi me, si guarda a me. Non mi stupisce che chi questa mattina ha ironizzato sui morti della mia Lombardia continui a ridere in quest'aula, non mi stupisce, da certa gente non mi aspetto altro, ma andiamo avanti. E a queste ironie rispondo non con parole mie, ma con le parole del professor De Donno, primario di pneumologia dell'ospedale pubblico Poma di Mantova, che ha detto: stiamo facendo e abbiamo fatto tutto il possibile, lasciateci lavorare in pace, smettetela con le polemiche. Quindi se non avete voglia di ascoltare me, ascoltate il professor De Donno, che ha primo in Italia adottato la cura col plasma per i malati di virus, e semmai qualcuno risponda a Roma, in Regione Lazio, del perché i cittadini di Roma e del Lazio non possono godere della stessa cura del plasma e della banca del plasma, perché magari ci sono interessi economici diversi rispetto alla cura col plasma, che è gratuito e democratico. E magari a qualcuno non piace l'idea della gratuità. Però andiamo avanti. I soldi, dove prendere i soldi? Gli italiani, a differenza di qualche ridanciano in quest'aula, hanno dato una prova eccezionale in questi 4 giorni. Non il MES. Qualcuno ci ha raccontato a reti unificate, al TG1 per un mese, che il MES era un regalo e che dire di no al MES era una roba da folli. Era un prestito, senza condizioni, senza interessi, solo dei matti direbbero di no al MES, che ha condizioni e interessi. E abbiamo scoperto, oibò, in questi giorni, che la Grecia dice no al MES, la Francia dice no al MES, la Spagna dice no al MES, il Portogallo dice no al MES, evidentemente all'estero tutti, tranne il Partito Democratico, hanno capito che il MES è una fregatura e la risposta sono i buoni del tesoro italiani acquistati dai risparmiatori italiani, come è accaduto in questi 4 giorni. Più di 20 miliardi di euro di buoni del tesoro a condizioni vantaggiose sottoscritti da risparmiatori italiani e da istituzioni italiane. Non indebitiamo i nostri figli con Berlino o con Pechino, teniamo in Italia il futuro del nostro paese. La scuola, la grande assente. Adesso, mentre noi siamo qua, in Francia, che ha gli stessi nostri morti, ahimè, in questo momento sono in classe 1.400.000 bambini. Nella vicina Francia. Siamo gli unici in Europa che non hanno ancora saputo dire ai genitori se e quando i loro bimbi torneranno a scuola, all'asilo, alle elementari, alle medie, al liceo. Ma che fase 2 è con le scuole chiuse? Ma se mamma e papà lavorano, come si fa a parlare di ripartenza? E stiamo parlando della Francia. Ecco, avvisate il ministro Azzolina che in Francia, in Svizzera, in Germania, in Belgio, in Grecia, ovunque in Europa, asili, elementari, medie e licei stanno riaprendo. E mi spiace che qualcuno scuota la testa sui banchi del governo, perché è così. Se qualcuno ha i soldi o la fortuna di poter pagare babysitter o di avere i nonni al piano di sopra è un conto, ma pensate anche a chi non è un privilegiato,
fa la commessa o fa l'agente di commercio o l'operaio e non può lasciare un bimbo di 7 anni a casa, ok? Ok? La didattica a distanza. Spiegala all'istituto alberghiero o ai geometri la didattica a distanza, però evidentemente qua c'è qualcuno che vive su Marte. C'è chi ride, c'è chi piange. Io rispondo al ministro dell'agricoltura Bellanova e ahimè anche al ministro dell'interno, che stanno preparando una sanatoria pericolosissima. Lo dico da ex ministro, ho letto il testo e non si sanano alcuni lavoratori che avevano il contratto di lavoro così vanno a raccogliere le fragole. No, nel decreto c'è scritto che potranno presentare domanda di sanatoria per avere il permesso di soggiorno, e questo non lo dico tanto a chi è in aula perché lo sa e fa finta di non saperlo quanto a chi è a casa, tutti coloro che sono illegalmente presenti in questo paese alla data del 31 ottobre 2019. Tradotto, non c'entra niente con le colf, le badanti e gli agricoltori, state usando il virus per la più grande sanatoria di immigrati clandestini degli ultimi anni. Senza un contratto di lavoro, senza un permesso di soggiorno, zero. Questo c'è scritto. E questo proveremo a modificare col lavoro in Parlamento. E un agricoltore della provincia di Cuneo, che non conosco, leggo Repubblica, quindi figurarsi, non è un organo sovranista, Michele Ponso, che ha un'azienda agricola, non usa la sanatoria, che serve per dare il documento per 6 mesi a quelli che magari stanno spacciando adesso davanti alla stazione Termine o davanti alla stazione centrale. Questa è la vostra sanatoria. Questo imprenditore agricolo serio di Saluzzo dice... In 48 ore ho ricevuto 400 domande da cittadini, soprattutto italiani, per venire a lavorare nei campi. E verranno a lavorare con me quest'anno un cuoco, un grafico pubblicitario e una parrucchiera italiana di 60 anni. Prima di piangere per i poveri clandestini, occupatevi degli italiani senza lavoro e senza speranza. Ve lo chiedo per favore. Queste lo dico al presidente Conte, che chiede collaborazione a chi è a casa sulla burocrazia zero, con la moratoria del codice degli appalti, sul modello Genova, sui soldi alle imprese, il modello svizzero con un modulo, sui buoni del tesoro italiani esentasse per evitare di ingabbiarsi nel MES, sulla cassa integrazione rinnovata in automatico come in Francia, sulla riapertura delle scuole come accade in tutto il resto d'Europa. Noi presenteremo proposte, emendamenti, miglioramenti. E speriamo di essere più ascoltati e più fortunati di quanto non sia stato fino ad oggi, visto che tutti noi abbiamo, a differenza di quello che qualcuno pensa, a cuore il nostro paese, perché chi è a casa e non ha la cassa integrazione da 2 mesi non è di destra o di sinistra, è un cittadino italiano che è stufo di promesse e di chiacchiere e ha bisogno oggi di una risposta. Chiudo con una riflessione. Mi domando cosa sarebbe accaduto in quest'Aula e fuori da quest'Aula, visto che ieri abbiamo parlato di giustizia, se quello che ho letto oggi su un quotidiano italiano in edicola, La Verità, leggo testualmente, parrebbero essere gli estratti da una chat di magistrati. Salvini ha ragione, ma dobbiamo attaccarlo. Salvini sull'immigrazione ha la gente con sé, ma dobbiamo fermarlo. Salvini è una merda. Io mi domando se sia normale per un paese libero e democratico che qualcuno che dovrebbe amministrare la giustizia a nome per conto del popolo italiano usi queste parole nei confronti di un ministro della Repubblica e di un cittadino di questo paese. E mi fa specie che da sinistra, dove siete garantisti sempre e comunque, non abbiate detto una parola su quella che è una vergogna, che in qualunque altro paese al mondo avrebbe aperto un dibattito televisivo e pubblico nazionale, ma se ad essere definito una merda che va fermato è un ministro della Lega, tutto va bene. Avete salvato Bonafede in cambio di qualche poltrona, ma non state facendo un buon servizio all'Italia. Grazie Presidente, in bocca al lupo e buon lavoro.
Ha chiesto di parlare il senatore Malan, ne ha facoltà.